Paese mio, che stai sulla collina. Paese mio, una nuova puntata, c'è energia perché siamo in Abruzzo. Buongiorno da Gioviolanti, Radio Live sul canale digitale della RAI con Andrea De Nicola alla parte tecnica. Siamo in Abruzzo, provincia di Pescara, ma come sempre la tradizione del nostro programma a dirci dove siamo precisamente, qual è il borgo protagonista di questa puntata, lo fa il sindaco, è giusto, Gabriele Starinieri. Buongiorno Gabriele. Buongiorno Gioe e saluto a tutti gli ascoltatori. Bravo. Un saluto da Loreto, un bel paese in provincia di Pescara, in collina, 18 km dal mare e 30 dalle pendici del Gran Sasso, quindi una posizione da paradiso, circondato da oliveti, vigneti e campi coltivati, quindi è una città anche ricca di storia. Bene, ricca di storia. Io sono sindaco da 6 anni e mezzo, ormai sono al secondo mandato, ed sono stato spinto dalla voglia, dall'impegno nella maniera di fare che a Loreto anche in futuro si potesse continuare a vivere, quindi i nostri giovani potessero restare qui nel nostro paese. Ha fatto tutto lui, non devo dire niente in questo inizio di programma. Loreto a Prutino, il nostro sindaco Gabriele Starinieri è stato precisissimo per questa introduzione. Adesso abbiamo, in onore di questa località così bella, la storia della musica, i Beatles, e poi torniamo, vi raccontiamo oggi Loreto a Prutino in provincia di Pescara. I Beatles con la loro energia. Di nuovo buongiorno, buon ascolto, sono Gioviolanti. Abbiamo musica di grande qualità anche questa scaletta. Complimenti ad Andrea De Nicola che, oltre a manovrare il nostro drone che inquadra il mare e i monti raccontati dal sindaco,
ci permette anche di ascoltare dell'ottima musica. Allora, torniamo con il nostro sindaco Gabriele Starinieri. Allora, di nuovo buongiorno Gabriele, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Allora, 6 anni e mezzo di attività da sindaco, la città è stata premiata col titolo di Città dell'Olio, parleremo più avanti infatti con Vincenzo De Pompeis, presidente dei musei, Fondazione Musei Civici, e anche con Silvano Ferri, che è presidente del consorzio dell'Olio DOP a Prutino Pescarese. Ma adesso con te parliamo della tua attività di amministratore. Senti, hai un'attività, è da tempo, no, che ti occupi un po' di politica, di gestione e amministrazione prima di essere sindaco, Gabriele? Sì, da qualche anno prima, poi ecco, facendo politica capita di ritrovarsi candidato sindaco, e per me è stato un piacere, ma lo sto assolvendo con un impegno infinito, perché è un'attività che tengo per amore della mia terra, che non è solo Loreto, ma diciamo l'intero Abruzzo, l'intera Italia, l'intero mondo. Ovvio, ecco, certo, dobbiamo, certo. In questi tempi in cui si parla tanto di allarmismi, però bisogna mettere un po' di ottimismo e cercare di migliorare ciò che si ha dei posti in cui si vive. Allora, c'è la preoccupazione che hai detto all'inizio, Gabriele, ho avvertito subito la tua attenzione, dire cercare di lavorare soprattutto per un futuro che garantisca agli loretini, se o lauretani. Ah, o loretesi, perché lauretani sono i marchigiani. Ecco, i loretesi, insomma, di rimanere, no, nel borgo, rimanere il più possibile nella città. E quindi l'hai detto subito all'inizio con la tua presentazione. Allora, c'è quindi un'attività che è legata a tanti aspetti. Noi oltre 160 puntate di Paese Mio, quindi oltre 160 storie di sindaci, tutte diverse ma anche con tanti elementi in comune, sappiamo che l'attività del sindaco è un'attività fatta di tantissimi aspetti, e che vanno dalla tutela del territorio alla messa in sicurezza, all'aggiornamento delle strutture, anche a progetti di ammodernamento legati non solo al borgo ma anche, insomma, a tutte delle altre cose. Quindi è un'attività molto intensa. Il primo grande progetto che hai messo in piedi, Gabriele, tu quando te lo ricordi, quando sei diventato sindaco? Beh, 6 anni e mezzo, certo. Cos'è la prima cosa che hai fatto, qual è stata, Gabriele? Allora, il primo grande progetto è considerato che ho iniziato nel 2013, ero amministratore, ed è quello di pensare soprattutto alle future generazioni. Provenivamo da un terremoto. L'amministrazione ha finanziato lo studio del rischio di vulnerabilità su tutte le scuole, e ad oggi abbiamo avuto tutti i finanziamenti. Quindi nel giro di qualche anno tutte le scuole di Loreto saranno migliorate dal punto di vista sismico. Stesso discorso vale per il Palazzo Municipale. Ecco, noi siamo un paese che ha subito fortemente il terremoto del 2009, ma siamo fuori cratere, quindi un po' penalizzati. Però con il lavoro svolto, e soprattutto questo rivolto al centro storico e alle scuole, è stato fatto un buon lavoro, quindi mi complimento con della mia squadra, con l'intera amministrazione e con i miei uffici. Poi un'altra scommessa è stata la raccolta differenziata, ed è un paese che da sempre, da ormai da 6 anni, è tra i paesi ricicloni, nonostante siamo un paese medio grande, 7.400 abitanti, quindi non è scontato arrivare a certi livelli, mentre ho dei cittadini bravissimi che fanno una raccolta differenziata di ottima qualità. E quindi ecco, su questo mi fa piacere che i bambini, le generazioni più giovani, hanno capito, insieme agli anziani che si sono adeguati, una sensibilità ecologica che è importantissimo, esatto. Sia per chi vive, sia per chi vivrà in futuro, sia per chi viene a visitare, no? Senti, a che punto sei? Esatto. Qual è la percentuale di raccolta differenziata di Loreto a Prutino? Siamo al 75%, ma quello che fa onore è che siamo al di sotto dei 75 kg pro capite di indifferenziato, che per una comunità in cui c'è il mercato settimanale, si fanno 50-60 manifestazioni l'anno, quindi è occasione di produrre più indifferenziato, la bontà di tutti i cittadini o di chi fa le manifestazioni, restiamo tra quelli che producono meno indifferenziato. Beh, che è un indice vuol dire che c'è molta differenziazione. Molta attenzione e molta organizzazione. Certo. Molta attenzione. Bene, molta questo fa onore, insomma, agli abitanti. In più, in senso ambientale, c'è una fondazione privata di cui il comune ormai è amica. A Loreto, ormai conosciuto un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, c'è il più grande museo all'aperto d'Europa. Si chiama No Man's Land, un'estensione di 2 ettari di terreno, un grosso arazzo di pietre bianche su 1 ettaro di terreno, un grande noceto con una struttura di bambù.
sono venuti, ci sono installazioni che si fanno annualmente oltre che a lavorare. I ragazzi sono stati l'ultimo a fare una installazione quest'anno, Jimmy Durham, che ha avuto il premio alla carriera alla Biennale di Venezia a maggio, ad agosto era da noi a Loreto. Bene, quindi bene. Ecco, di questo è un nevato fiero, un vanto importante. Esatto. Senti, allora, oltre ai musei di cui ha parlato sicuramente. Sì, sì, ne parleremo dopo. Esatto, Vincenzo, sì. Ci parlerà Vincenzo De Pompei di questi musei, musei civici, questa fondazione. Sì. Io mi sono un po' informato, insomma. Benissimo. c'è questo antico frantoio, poi ci sono le ceramiche, esatto, di Castelli, insomma, sì, sono famose in tutto il mondo. Senti, sì, Gabriele, ci fermiamo un attimo, va bene? Io so se ti piace la musica italiana, ma è recentemente uscito un disco di Mina e Ivano Fossati che io ti devo far ascoltare insieme ai miei ascoltatori. Tex Max si chiama. E poi torniamo subito, continuiamo il racconto tuo di Loreto Aprutino, va bene? Di cui sei sindaco. Sì. Ok, Gabriele, musica. Benissimo. Andrea, vai con Mina e Ivano Fossati qui su Radio Live. Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera e manca poco, mi farà male, so quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più delle parole sanno. È la storia della nostra vita, l'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più. A mano, che sale su per l'alto piano, la mia corriera sbuffa rabbia, corre, frusta l'aria, intorno manda fiamme, lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni, fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia, ma guarda. Sono tornata. Allora sono tornata. E vengo a dirti che in mezzo a questa assura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge. Ma se perdona, perdonerà anche me. Dal buio in fondo qualcosa si avvicina piano, sento l'asma di un motore lontano, mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni, fra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia, ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano, per un'occhiata così, anch'io ti ho desiderata. E allora sono tornata. E allora sono tornata.
Allora, Gabriele, ti piace la musica? Certo, sono un fan di Vasco Rossi. Senti, la voce di Mina, però, che dire, bella, eh? Beh, sì, sempre bellissima. Non Vasco Rossi, non ce l'abbiamo in scaletta. Glielo mandiamo, il disco di Vasco Rossi glielo manderemo via WhatsApp. Senti, Gabriele Starinieri, sindaco di Loreto a Prutino, oggi abbiamo scelto come paese mio di raccontare, di fare vedere attraverso la radio, la potenza della radio, che è fatta anche molto di fantasia, questo bellissimo borgo di 7.500 abitanti circa, che tu amministri da 6 anni e mezzo. Senti, per i prossimi 3 anni e mezzo che ti rimangono, Gabriele, avrete sicuramente dei progetti importanti, ambiziosi, insomma, come pensi di andare avanti? C'è qualche sorpresa per gli abitanti di Loreto? Certo, ne sono tanti, sicuramente l'impegno principale sarà portare a conclusione della progettazione definitiva per la ristrutturazione del palazzo comunale. In più ci stiamo impegnando anche a fare uno spazio espositivo per Non Man's Land, quindi non solo museo all'aperto, ma anche come esposizione di opere. In più, ecco, un obiettivo è quello, oltre a che a mettere in sicurezza gli impianti sportivi per i nostri ragazzi, ci stiamo lavorando questi giorni, i finanziamenti, ma soprattutto il recupero del centro storico, il recupero nelle sue chiese, perché a Loreto, ecco, una delle eccellenze artistiche che abbiamo è il Ponte del Capello, che è nella chiesa di Santa Maria in Piano, o la visione dell'oltretomba. Cos'è? Quindi una chiesa adesso... abbaziale, no? Un'abbazia praticamente. No, è una chiesa, l'abbazia è quella di San Pietro, si chiama Santa Maria in Piano, è un monumento nazionale. Abbiamo già i fondi, ma la sovrintendenza è così carica di lavori che purtroppo sta tardando, anche se io permetto a chi fa richiesta di visitarlo. Stiamo lavorando un po' almeno ad un'apertura parziale per poterla rendere visitabile da tutti. Giusto, è una delle grandi attrazioni, oltre che la bellezza di tutto il territorio che vi circonda, è anche questo olio straordinario di cui parleremo tanto. Sì. Senti, Gabriele, vuoi aggiungere qualcosa? C'è una cosa che ti preme dire anche a chi ci ascolta, che potrebbe venire, verrà sicuramente a trovarvi? Cioè, cos'è che ti preme dire ai nostri ascoltatori, prima poi di introdurre i nostri successivi ospiti? Beh, di venire a Loreto, perché ci sono delle eccellenze artistiche, eccellenze di artigianato, ma anche il paesaggio, che essendo un paese agricolo, però ha mantenuto, nonostante la forte antropizzazione, degli angoli, degli scorci di paesaggio di natura incontaminati o comunque vivibili e godibili. Quindi, ecco, a Loreto io dico sempre c'è un connubio tra progresso e tradizione, e l'abilità di chi sta con me e chi verrà dopo, spero sia quello di mantenere una strada verso il progresso che permetta le condizioni di restare a vivere Loreto, mantenendo le nostre tradizioni. Esatto, alle tradizioni. Ecco, ci siamo molto impegnati anche sulla nostra festa patronale, dove abbiamo un bue, il bue di San Sofino, che si inginocchia al passaggio del santo patrono. La stiamo valorizzando e facendola conoscere un po' al mondo intero. Quindi ho stretto dei rapporti tramite le ambasciate con la Russia. Ecco, ci diamo da fare affinché, ma non solo per Loreto, io parlo un po' per i nostri territori, per l'Abruzzo, certo. esatto, perché l'Abruzzo è una regione che ha tante potenzialità e bisogna fare sistema affinché emerga. Certo, assolutamente, importantissimo. Io credo che, io ho sentito altri sindaci di Abruzzo, e c'è questa, insomma, volontà, no, di fare sistema, di fare squadra, di andare anche a avere dei progetti che vanno oltre il territorio comunale, ma che fanno delle aree più grandi per poter anche, come dire, ottenere delle sinergie, no? Perché è importante anche questo. Cioè, ci vuole una visione, insomma, che vada un po' oltre quelli che sono gli obiettivi. Tu hai la possibilità di presentarti a un terzo mandato, Gabriele? No. Siamo sopra i 3.000 abitanti. Ah, perché sono 3.000? Beh, 3.000 sono poi. Voi siete 7.500 circa. 2-3.000, non ricordo, ma sicuramente sì. Non sono nelle. Bene, lascerai insomma tutto il testimone al nuovo arrivato, e di progetti realizzati e progetti che andranno sicuramente anche terminati, no? Nelle prossime. Beh, certo, stiamo partendo sti giorni con una ulteriore programmazione, vista l'ultima finanziaria, che effettivamente permette tanta progettualità e tanta richiesta di fondi. Bene. Il vero. Senti, Gabriele Starinieri, sindaco di Loreto a Prutino, io adesso vado avanti, ho gli ospiti che ti ho accennato, ma voglio averti per i saluti finali e poi ti faccio anche una sorpresa. Quindi mi dai appuntamento, cioè, fra una
mezz'oretta ci sentiamo? Va bene. Perfetto, allora Gabriele Starinieri, il sindaco di Loreto Prutino, ha promesso di farsi trovare fra una mezz'oretta. Allora noi andiamo avanti con la nostra musica, c'è Cat Stevens con noi, Sitting, un grande classico, uno dei bellissimi pezzi di questo artista, e poi torniamo qui in Abruzzo, in provincia di Pescara, a Loreto a Prutino con Gio Violanti. Oh, I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know. I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. Wake up the same or so, and keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again? Soul in bad company. I thank the moon I had the strength to stop. No, I'm not making love to anyone's wishes, only for that light I see. Cause when I'm dead and Lord, Lord, in my grave, that's gonna be the only thing that's left of me. And if I make it to the water side, find me a boat or so. And if I make it to the water side, I'll be sure to write you a note or something. Yo, I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my hair. Life is like a maze of doors, and they all open from the side you're on. Just keep on pushing hard, boy. Try as you may, you're gonna wind up where you started from. You're gonna wind up where you started from. Amiche e amici di Radio Live, eccoci qua, siamo a Loreto a Prutino, questo bellissimo borgo abruzzese in provincia di Pescara, e abbiamo sentito il racconto del sindaco che tornerà fra poco, Gabriele Starinieri, per raccontarci, per darci saluti, ci ha poi raccontato delle cose, ma adesso ne abbiamo parlato tanto di questo olio e finalmente abbiamo con noi il presidente del consorzio tutela DOP dell'olio a Prutino Pescarese, Silvano Ferri. Buongiorno Silvano. Buongiorno a voi. Senti Silvano, ho detto bene? Sei presidente del consorzio, sì. Olio DOP della tutela a Prutino, no? Pescara, sì. Una grande tradizione, eccetera. Senti però Silvano, adesso ci sono tanti produttori di olio in Italia, no? Tutti naturalmente ottimi, devo dire. Voi siete una, sì, di quelle terre che ha una tradizione molto antica. Abbiamo sentito, sì, anche prima con Vincenzo De Pompei, il presidente dei musei civici, che al cui interno c'è anche il Museo dell'Olio. Insomma, è una risorsa importante, no? Quindi andiamo dietro di tantissimi anni con delle famiglie nobili che si occupavano di questa attività. Sì. Senti, il consorzio quanti anni ha questo consorzio? Silvano? Allora, il consorzio viene riconosciuto nel 1996, sì, a seguito del riconoscimento comunitario. Infatti la DOP Prutino Pescarese è stata una delle prime ad essere riconosciuta in Italia. Raggruppa 34 comuni della provincia di Pescara, ma soprattutto ha una sua specificità in due macro aree,
che è quella, l'area Vestina, dove si trova Loreto, Pianella, Moscufo, che poi viene chiamato comunemente anche il Triangolo d'Oro, è un'area a Casa Urense che si trova nell'area della Val Pescara e quindi nella zona di Tocco da Casa Aurea, Manoppello e tutto quel territorio che è alle pendici della Maiella. Senti, Silvano Ferri, presidente del consorzio del DOP Aputino Pescarese dell'olio, senti, qual è la caratteristica che rende così unico il vostro olio? Cioè l'olio, sai, c'ha delle, è un po' come il vino, no? Si assaggia. Cos'è, certo, la caratteristica che la caratteristica è data dalle sue cultivar autoctone, perché qui vive e vegeta da secoli una cultivar la dritta. Cos'è la cultivar? Nell'area... Scusa l'ignoranza. La cultivar, la tipologia di piante di olivo. Ah, la tipologia. Quindi, di piante d'olivo. Per dare un dato ai nostri ascoltatori, l'Italia ha oltre 500 varietà di olivo, è una ricchezza di una biodiversità straordinaria. L'Abruzzo ne ha 25 e tra queste 25 c'è anche la cultivar della dritta, che fa parte del disciplinare della DOP Aputino Pescarese, insieme alla toccolana. Ho capito. Che sono due cultivar autoctone che danno poi quel profumo, quelle caratteristiche organolettiche e sensoriali straordinari, in quanto i nostri oli si prestano all'uso di tutti i piatti, dall'antipasto al primo. Tutto, condimenti vari, perché sono eccezionali anche sul pane, no? Però ti chiedo una cosa: si può friggere con l'olio DOP Aputino Pescarese, anche se ha un utilizzo un po' che dici, ma usi per friggere? Allora, sai, è un dibattito aperto: è meglio usare un olio di semi, di girasoli e di altri tipi, o l'olio extravergine così pregiato non si dovrebbe utilizzare, o sì? Allora, si può utilizzare l'olio extravergine oliva DOP, si può utilizzare anche l'olio extravergine oliva. Perché usare l'olio extravergine di oliva in cucina? In quanto ha una temperatura di fumo abbastanza alta e quindi va a tutelare, a proteggere durante la frittura il cibo, ma gli dà anche quelle caratteristiche straordinarie che provengono proprio dall'olio. Dalla qualità, dalla qualità. Certo. Tu dici, sai, costa, non è usarlo perfetto, però certo ha delle qualità particolari. Senti, ti faccio una domanda proprio così dell'incompetente ma del curioso: quanto costa un litro di olio DOP Aputino Pescarese? Cioè, allora, l'olio DOP Aputino Pescarese sta intorno alle 12 euro nella grande distribuzione. Vabbè, dai, non è quindi neanche... se noi andiamo nella GDO troviamo un prezzo abbordabile. Dai 12 ai 14 euro, abbordabile. Mentre se andiamo poi nei negozi specializzati possiamo arrivare intorno ai 16-18 euro. Quindi bene, chiaro, un po' di più, perché lì ci sono quantitativi d'acquisto inferiori, quindi insomma è diverso. Bene, Silvano caro, io senti, qual è il tuo prossimo obiettivo come presidente del consorzio? Ultima domanda, qual è? Quella di espanderlo, allora, portarlo anche all'estero più massicciamente, qual è? Allora, noi siamo già presenti nei mercati esteri, soprattutto quelli nuovi, emergenti, come il Giappone, ma anche negli Stati Uniti stiamo crescendo enormemente, in Canada e anche in Europa, nei paesi dell'UE. Noi quello che vogliamo nei prossimi anni è che ci sia sempre più la consapevolezza anche nell'ambito della ristorazione, non solo nazionale, internazionale, perché questo già accade, ma deve essere sempre più diffusa nell'uso degli oli di qualità e dell'eccellenza del territorio. Perfetto. Perché non si può preparare un piatto e poi svilirlo con un olio invece non olio, all'altezza con olio è chiaro. Non all'altezza della situazione. Bene, bene, Silvano, grazie, noi ci salutiamo. Abbiamo avuto con noi Silvano Ferri, presidente del consorzio di tutela dell'olio DOP Aputino Pescarese, che è stato ospite di Paese Mio qui nella puntata dedicata a Loreto Aputino di Paese Mio. Ciao Silvano, buona giornata. When I close my eyes, you're the center of the world. And we're all alone and I got nothing on. But everybody's talking about the things I said. When it all went bad, said I wouldn't come tonight. Cause I don't know your friends. Couldn't even change my mind, I got no money left. Used every excuse I had, cause I don't wanna know. Don't know how to let you go, so I keep running away.
detto a Prutino, amiche e amici di Radio Live. Di nuovo buon ascolto da Gio Violanti. Oggi siamo qui in Abruzzo, in provincia di Pescara. Abbiamo parlato con il sindaco Gabriele Starinieri, tornerà per i saluti finali, ma l'abbiamo annunciato. Il nostro caro presidente della Fondazione Musei Civici di Loreto a Prutino è Vincenzo De Pompeis. Buongiorno Vincenzo, ciao, benvenuto a Buongiorno. Paese Mio. Buongiorno, allora, grazie. Caro Vincenzo, presidente di questi musei, vogliamo sapere, abbiamo un po' accennato con il sindaco, ma vogliamo sapere da te cosa, perché è uno delle anche attrazioni, delle particolarità, no, di questo borgo, la presenza di questi musei. In cosa consistono i musei civici di Loreto a Prutino? Sì, sono dei musei appunto legati al territorio, tra cui appunto due, quelli che attualmente sono aperti, sono molto particolari. Sono il Museo dell'Olio, che è un frantoio di fine 800, ecco, sì, di un grande imprenditore che commercializzava l'olio già a fine 800 in Europa, nelle principali capitali, anche in Russia e persino negli Stati Uniti soprattutto. E il Museo delle Ceramiche di Castelli, che è uno dei più importanti musei delle ceramiche di Castelli che abbiamo nel mondo. Sono 570 maioliche, prevalentemente di questo centro di produzione. Senti, l'epoca, Vincenzo, l'epoca di queste maioliche a quando risalgono? Ecco, al periodo d'oro della produzione castellana, che è il periodo barocco, diciamo, ha avuto una produzione aulica anche rinascimentale scoperta. Quindi 1500-1600? Sì, quelle che sono nel museo prevalentemente vanno dal 1500, seconda metà, fino alla prima metà del 700, la gran parte, la maggioranza. Bellissime, no? Sono dei... sono preziose, sono delle cose quasi uniche, credo, no? Sì, perché a partire dal Rinascimento Castelli assume un ruolo di centro leader delle produzioni maioliche del Regno di Napoli, e diventa il centro di produzione che detta le mode in tutto il regno e non solo, e soprattutto, diciamo, è quella che in età barocca riscopre il cosiddetto istoriato, che è una maiolica, diciamo, che reca dipinti dei soggetti biblici presi dalla mitologia, che vanno molto di moda e la rendono famosa in Europa. Diventano collezionisti delle maioliche castellane il re di Polonia, Augusto il Forte, quello che poi dà luogo alla manifattura di mais nella prima porcellana europea, e così via. Insomma, è il primo centro che introduce la decorazione barocca sulla maiolica. Senti, italiana. Ti faccio questa domanda, Vincenzo, scusa, è un po' di ignoranza, ma per questo legame fra Castelli, no, e Loreto a Prutino, c'è questo legame storico per cui le ceramiche, che sono più tipicamente di questo luogo, sono oggi racchiuse in questo museo, raccolte in questo museo. Che legame c'era fra queste due borghi, no, sostanzialmente? Sono due borghi neanche molto troppo distanti tra di loro, e che le maioliche di Castelli diventano un vanto soprattutto per tutto il Regno di Napoli, per cui le famiglie vengono esportate, vendute, insomma, in tutta Europa addirittura. Sì, c'era il mercato della produzione, sì, sia aulica, erano due mercati distinti, sia la produzione d'uso comune, e anche in tutti e due i casi hanno un mercato internazionale che arrivava fino alle coste della Grecia e ai confini con la Turchia, quelle d'uso, e quelle auliche andavano appunto in tutta Europa presso le principali corti, soprattutto le corti principesche tedesche. Quanto costava, Vincenzo, una maiolica di questo genere, no? Cioè di queste da raccolta, da collezione, diciamo, no? Sì, quelle che loro chiamavano da pompa, perché venivano ostentate negli ambienti di rappresentanza, la stessa stregua dei dipinti su tela. Come i vasi cinesi, no? Un po' era quello il concetto. Cioè, uno dice, è la rappresentazione di un potere, perché sono beni di lusso, per l'epoca erano beni di lusso. Cosa potevano costare? Cioè, facciamo un esempio. Oggi cosa costerebbero? Ma in realtà il corrispettivo in euro di oggi, onestamente, non mi è sento difficile, di... È difficile, è difficile.
No, in effetti sappiamo che costavano parecchi ducati. E quindi insomma costavano tanti, magari costavano 20-30 mila euro, 50, insomma, questo livello. Sì, sì, insomma, assolutamente. Erano molto, molto pregiati, insomma. Sì, c'erano dei personaggi, c'era per esempio il più grande pittore, uno dei più grandi pittori di maiolica vissuti in Europa in età barocca, che è Carlo Antonio Grue, appunto quello di cui si richiedevano i pezzi presso queste corti, che era addirittura, diciamo, richiesto dal Papa come pittore per un anno, fu ottenuto in prestito per un anno. Ah, era una sorta di Raffaello, insomma, dei vasi, diciamo. Sì, no? Sì, cioè, un grande artista. Che... Senti, oggi invece questi vasi hanno comunque forse anche maggiore valore, hanno un valore storico, no? Quindi. Oggi sono nei principali musei d'arte del mondo. Devo dire che la maiolica di Castelli è l'ambasciatrice dell'arte abruzzese nel mondo, se così si può dire, perché è presso il Louvre, l'Ermitage, il Metropolitan, tutti i maggiori musei d'arte del mondo hanno le maioliche barocche di Castelli, e anche quelle rinascimentali, che appunto hanno, anche queste vantano una produzione cosiddetta Orsini Colonna, la tipologia più famosa fatta per la famiglia probabilmente degli Orsini, la prima, una delle più famose tipologie, sono al British, Victoria and Albert. Bellissime, bellissime. Senti, beh, allora un invito, no, ai nostri ascoltatori, a Loreto a Prutino ci sono questi due musei così importanti, uno dedicato all'olio, grande risorsa del vostro territorio. Approfondiremo questo argomento più tardi con Silvano Ferri, che è il presidente del consorzio dell'olio DOP Prutino Pescarese, e queste bellissime maioliche che sono custodite, insomma, in questi musei, di cui tu sei presidente della Fondazione Musei, sì, Civici Vincenzo De Pompeis. Senti, Vincenzo, se tra l'altro, dimmi. Un'ultima precisazione dell'olio, perché ne ho parlato poco, ma volevo solo dire che non è un frantoio qualsiasi, è un castelletto in stile neogotico disegnato dal grande artista e senatore del Regno d'Italia Francesco Paolo Michetti, che collabora anche alla promozione di questo prodotto così pregiato, che già a fine 800 diventa famoso nel mondo, ottiene premi e riconoscimenti nelle esposizioni universali di Parigi, esposizioni, diciamo, in Italia, anche quella di Palermo, eccetera, e disegna anche questi espositori per queste esposizioni famose. Da allora la produzione di queste famiglie, tra cui quella di questo frantoio famoso che abbiamo riallestito, danno avvio a una produzione di qualità altissima, di cui oggi abbiamo che oggi continua attraverso note cantine e noti produttori di olio. Perfetto, grazie Vincenzo, noi ti ringraziamo molto. Vincenzo De Pompeis, ospite della nostra puntata di Paese Mio dedicata a Loreto Prutino. Ciao Vincenzo, buon lavoro. Buon lavoro anche a voi, grazie, arrivederci.
così lontano il mare. Daniele, bravo Andrea. Anna Verrà è una delle tantissime canzoni, forse è una anche meno ascoltata rispetto alle altre, di Pino Daniele, è stupenda, bellissima. Buon ascolto amiche e amici di Radio Live, siete sul canale digitale della Rai, il programma è Paese Mio, il programma che vi racconta, vi fa vedere, vi ospice, vi fa ospitare dai borghi italiani e vi dà lo spunto anche per andare a visitare. Lo spunto di oggi è Loreto Aprutino. Andiamo in Abruzzo. Chiedete di lui, del sindaco Gabriele Starinieri, che sarà sicuramente lieto di accogliervi. Buongiorno di nuovo Gabriele, grazie. Buongiorno Gioia. Ah, eccoci qua. Allora dai Gabriele, so che hai tanti impegni questa mattinata, io ti libero, però prima diciamo che l'invito ai nostri ascoltatori l'hai fatto dicendo ricordando insomma la bellezza di questo territorio. Hai uno slogan proprio per Loreto Aprutino, cioè proprio una frase secca? Le anime di Loreto, il progresso e la tradizione e il buon vivere. Beh, bello questo, sembra quasi una scritta da mettere così in uno stemma araldico, no? Senti, sì, sì, Gabriele, ma... è arrivato il tuo momento, si canta finalmente. Sì, tu, i nostri 160 e oltre sindaci che abbiamo avuto in queste tre edizioni di Paese Mio, io li ho invitati a cantare la canzone che sarà, che dà il titolo al mio programma. Quindi è il tuo momento, caro Gabriele. Allora, non c'è niente, non c'è base, non c'è orchestra, c'è la tua voce. Tu lo sai, Paese Mio, che stai sulla collina, sì, disteso. Ci provo. Vai Gabriele, allora, è tutto tuo il palco. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio, io resta e non vado via. Avete visto? Bravo, bravo Gabriele, che ha cambiato anche al volo le parole. Devo dire, ecco, non puntavano su di te come cantante qui in studio. Esatto, avevano delle perplessità. Invece sei stato bravo. Gabriele, sei anche molto simpatico. Io ti auguro un buon lavoro per i tuoi tanti grazie, impegni. Grazie a te, Gio, buon lavoro. Ecco, venite a Loreto. Venite a Loreto, andiamo a Loreto. Io verrò presto a trovarti, caro Gabriele Starinieri, grazie, sindaco di Loreto Aprutino. E con i saluti del sindaco e i ringraziamenti che vanno a lui e anche ad Andrea De Nicola, l'ottimo regista che cura tutta la trasmissione, Gio Violanti vi augura il buon ascolto con la prosecuzione dei programmi di Radio Live e vi dà appuntamento a una nuova puntata, un nuovo borgo qui da raccontare a Paese Mio. Ciao! Paese mio che stai sulla collina.